Benvenuti e bentornati su Macraris da Chiara Alberti. Nelle scorse lezioni ci siamo divertiti a formattare forme, linee, icone, a convertire icone e a raggruppare forme. In questa lezione invece ci soffermiamo a capire la differenza tra segnaposto e casella di testo. In PowerPoint esiste una grande differenza tra casella di testo e segnaposto ed è una differenza importante se si prevede di riutilizzare la diapositiva o oggetti sulla diapositiva da una presentazione all'altra in PowerPoint oppure se si vuole ripristinare una diapositiva alle impostazioni del modello iniziale. Ma vediamolo con un esempio. Qui in questa diapositiva ho due elementi di testo che a colpo d'occhio sembrano avere lo stesso aspetto. Il carattere e la dimensione del carattere sono identici, ma la differenza è che uno è una casella di testo e uno è un titolo di diapositiva. E se vado al menu discesa layout, possiamo vedere che il layout per questa diapositiva è solo titolo. Quindi, se dovessi andare alla mia scheda visualizza, fare clic su schema diapositiva, possiamo vedere come è stata progettata questa diapositiva. Ecco come dovrebbe apparire la mia diapositiva per impostazione predefinita. Quindi, se torniamo a questa diapositiva originale, notiamo che qualcuno ha spostato il segnaposto del titolo della diapositiva ed è stata cambiata anche la posizione o il punto in cui questo segnaposto appare sulla diapositiva. Inoltre è stata aggiunta una casella di testo sotto di essa. Se volessi ripristinare questa diapositiva nel modo in cui era stata originariamente impostata o progettata, tutto ciò che devo fare è andare alla scheda Home, Gruppo Diapositive e selezionare questo pulsante di ripristino, Reimposta. Nota cosa succede al mio segnaposto. Ritorna dove lo schema diapositiva dice che il titolo dovrebbe essere, in alto. Guardalo qui. Osserva invece che la mia casella di testo rimane attiva, non cambia posizione. Questa è la grande differenza tra una casella di testo e un segnaposto. La casella di testo è solo un oggetto formattato per diapositiva e questo vale anche per altre opzioni di formattazione. Se dovessi invece selezionare entrambi questi oggetti e iniziare a cambiare, ad esempio, il carattere, la dimensione o il colore del carattere, proviamo a farlo. Torniamo ora indietro e premiamo il pulsante Reimposta per ripristinare ancora le opzioni iniziali. Ed ecco cosa succede. Il segnaposto torna alla normalità, mentre la casella di testo rimane invariata. La stessa cosa si applicherà anche ai temi. Se vado alla mia scheda Design e cambio il mio tema, supponiamo di applicare questo tema qui, e di tornare poi alla mia scheda Home, premere nuovamente il pulsante di ripristino, vediamo come il segnaposto va dove dovrebbe essere. Al contrario, la casella di testo invece no. Ora, se un tema invece utilizza un set di caratteri speciali, allora questa è un'altra storia. Applicherà quei caratteri del tema a quella casella di testo, ma la posizione rimarrà la stessa. Nota però che se torniamo indietro alla diapositiva 2, eventuali modifiche aggiuntive apportate non sono state applicate. Quindi, a seconda del risultato desiderato, quando si progettano delle diapositive in PowerPoint, se si desidera che i disegni vengano aggiornati e riutilizzati con il modello, con lo stesso tema o modello applicati, allora sarà necessario utilizzare il segnaposto nella diapositiva e non la casella di testo, soprattutto se si vuole utilizzare lo stesso tema nella diapositiva in altre occasioni. Se quello che stai progettando invece è un tipo di disegno una tantum e vuoi che la casella di testo rimanga in quel progetto e mantenga quella posizione specifica, allora potrai benissimo utilizzare la casella di testo e non un segnaposto. Nel caso dell'infografica, ad esempio, raramente viene riutilizzata la stessa infografica per un altro progetto con le stesse forme, nella stessa posizione, con gli stessi colori a tema. Quindi si possono benissimo utilizzare le caselle di testo ed è il motivo per cui durante questo corso utilizzeremo le caselle di testo invece dei segnaposti.
Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividi il video e la playlist e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime lezioni di questo corso, ma non solo. Su Macraris infatti puoi imparare non solo PowerPoint, ma anche molto molto altro di Excel, Excel Power Query, cruscotto aziendale, come creare fatture, indice confronta, cerca VERT, Excel dalle basi, trucchi di Excel, Power Apps, per creare le tue app online personalizzandole come vuoi, Microsoft Access, Microsoft Word, OneDrive e per finire il super fantastico FileMaker. Impara dalla A alla Z come creare, personalizzare e finalizzare un'app per tuo uso per i tuoi clienti. Tanti, tanti corsi e tante lezioni sempre in aggiornamento e quindi seguici per imparare e per migliorarti sempre di più. E se non ne sei a conoscenza, vai sul sito www.macraris.it per scoprire tanti corsi, tante notizie che offriamo con professionalità e impegno. Quindi scopri se puoi avere bisogno di noi. Se hai qualche domanda o qualche dubbio, non esitare a scrivercelo nei commenti o inviaci una mail. Saremo lieti di risponderti e, se possibile, di realizzare le tue richieste.